E siamo alla seconda parte di Quotidiano Medicina, oggi lunedì, al centro l'acqua in generale, il mare in particolare, perché è il giorno di Pelagus, il progetto televisivo promosso da noi, dal CRISAP, il Centro Regione Campania sulla Sicurezza Sanitaria del Pescato, con il Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici e con l'Ordine Medici Veterinari di Salerno. Ed oggi dunque, come dicevamo dai titoli, la resistenza agli antibiotici, perché a lungo andare ne avremo ingeriti così tanti di antibiotici attraverso gli alimenti da restarne alla fine, poter restarne immuni. Allora, dottor Smaldone, la parola antibiotici ci ricorda subito la penicillina, nata nel 1928. Come la inventò Fleming, il quale già 100 anni fa, attenzione, con il suo successo, eccesso, ne predisse gli effetti perversi? Sì, esatto, buongiorno. Allora, Fleming, diciamo, la scoprì per caso nel 1928, quando, appunto, per caso notò la contaminazione di una piastra petri, quindi di una piastra per una cultura batterica, una contaminazione da parte di un fungo, il Penicillium notatum. Questo fungo, crescendo sulla piastra petri, andava ad inibire lo sviluppo delle colonie batteriche in piastra. E quindi lui notò che appunto questa attività antimicrobica di questo fungo e isolandolo e gestendolo scoprì e iniziò l'utilizzazione e la scoperta della penicillina G, quindi l'antesignano degli antibiotici. Però lui già predisse che un uso, diciamo, un abuso, un uso non adeguato degli antibiotici potesse comunque causare delle problematiche di lì a qualche tempo. E infatti ci Eccola vide qui, lungo, vediamo la scheda, come si sì. suol dire. Predisse praticamente l'utilizzo e la nascita dei farmaci da banco. E quindi l'utilizzo a dosi subletali con lo sviluppo di batteri resistenti a quella determinata molecola. E quindi appunto iniziò la descrizione della resistenza degli antibiotici, dell'antibiotico E poi resistenza. questa, diciamo, questi dati, 50.000 decessi ogni anno solo in Europa e negli Stati Uniti per, diciamo, per resistenza agli antibiotici, gli antibiotici non hanno più effetto e quindi 2050 questa previsione terrificante, 300 milioni di morti. Ecco, quali sono gli antibiotici, dottor Smaldone, più utilizzati da noi? Da noi, poi dopo vediamo anche per gli animali. Allora, diciamo, non è esatto fare una distinzione tra gli antibiotici maggiormente utilizzati o meno. In medicina umana sicuramente si utilizzano gli antibiotici ad ampio spettro, però l'ideale sarebbe comunque indirizzare l'utilizzo dell'antibiotico in rapporto all'agente patogeno. Sì, Questi che e vediamo infatti li sono gli vediamo, antibiotici sono tre. maggiormente utilizzati per debellare le infezioni da salmonella, e quindi abbiamo i quinoloni, le cefalosporine ed i macrolidi. Però, come dicevo, l'ideale sarebbe isolare il germe patogeno Sì, in caso di infatti. malattia e quindi poi indirizzare la terapia in Sì, rapporto sì. alla suscettibilità o meno del germe rispetto all'antibiotico. Sì, infatti oggi quando si ha qualche malattia importante si preferisce fare un esame di laboratorio proprio per Esatto. riconoscere, come ha detto lei, il tipo di batterio a cui si è praticamente sensibili. Ecco, quale tipo di impatto ha l'antibiotico resistenza? Allora, dobbiamo distinguere due tipologie di impatti che l'antibiotico resistenza ha a livello mondiale. Un impatto sicuramente di tipo economico ed un impatto di tipo epidemiologico. Dal punto di vista epidemiologico, naturalmente, un batterio che non è più suscettibile ad una terapia, quindi un batterio che è resistente a quella terapia, fa aumentare sia in umana, sia in medicina umana che in medicina veterinaria, la morbilità della patologia, la letalità della patologia e naturalmente la sua durata. Se io non riesco a debellare con quel trattamento antibiotico non mirato, se non riesco a debellare la malattia naturalmente permane maggiormente e quindi si possono sviluppare anche complicanze o si possono sviluppare epidemie. Se io non riesco a debellare quella patologia, la patologia resta.
in allevamento, resta in azienda, resta in ospedale e quindi può causare maggiori problemi. Mentre invece dal punto di vista economico, naturalmente una patologia che non è debellabile o che non riesce ad essere debellata all'inizio può dare perdita di vite, quindi perdita di vite sia animali che umane, può dare perdita di giornate lavorative, quindi un lavoratore che non riesce a rientrare al lavoro perde giornate lavorative, c'è perdita della forza lavoro e naturalmente, soprattutto in medicina umana, c'è un maggiore aggravio a livello sanitario, quindi maggiore utilizzo delle risorse sanitarie. E ci accorgiamo che per gli antibiotici facciamo un uso diversificato per gli umani, per noi umani, per gli animali. C'è una classifica, forse sarà, credo sia la vostra, che mette nettamente al primo posto l'uso, lo vediamo adesso, l'uso non terapeutico per gli animali, cioè preventivo, insomma. Ecco, lo vediamo da Sì, questa diciamo, immagine. questa è una classifica a livello europeo, non è nostra. E diciamo, dobbiamo sicuramente fare una distinzione tra l'utilizzo diciamo, come promotore della crescita, quindi auxinico, che è vietato, e l'utilizzo non terapeutico, che è ben diverso. L'utilizzo non terapeutico potremmo identificarlo come anche l'utilizzo preventivo, e spesso si fa anche in medicina umana. Se per esempio, un esempio così, una persona deve sottoporsi ad un intervento a livello dentale o ad un intervento qualsiasi, il collega medico gli prescrive l'antibiotico casomai dal giorno prima, quindi un antibiotico di tipo preventivo prima diciamo, dell'antibiotico terapeutico. Quindi io incomincio a trattare il paziente prima dell'operazione al fine di evitare complicanze. Ecco, Ma in però. medicina veterinaria si può utilizzare anche questo approccio non terapeutico, soprattutto nei casi in cui l'animale deve essere sottoposto ad un lungo trasporto o comunque post chirurgia, quindi un qualcosa per soprattutto si utilizza nelle situazioni dove l'animale può essere suscettibile a stress e quindi suscettibile a stress, calo delle sue difese immunitarie e quindi possibilità di irruzione di patologie secondarie. Io tratto l'animale appunto per evitare che il calo fisiologico del sistema immunitario dovuto dallo stress mi provochi perdite aziendali. Sì, però poi vediamo, sappiamo che questo uso, abbiamo visto 70% per l'uso preventivo, come diceva lei, ha poi scatenato una serie di reazioni, di polemiche, un eccesso, insomma, di uso di antibiotici anche quando non necessario, perché questo ovviamente può innescare una serie di, come dire, di fenomeni Tra cui l'antibiotico resistenza. conseguenti, sì. Cioè, per esempio, ecco, i liquami, gli scarichi organici degli animali che vanno nei fiumi, nei mari e quindi il pianeta che viene invaso da questi antibiotici, da questi residui di antibiotici. E quindi la domanda è: da questi residui organici degli animali che parte l'inquinamento dei fiumi, dei mari, se vogliamo anche degli allevamenti intensivi dei pesci, delle specie ittiche, secondo lei? Sì, ma diciamo non solo negli animali, ma anche l'utilizzo sconsiderato dell'antibiotico in umana. Non tutti gli antibiotici diciamo, negli animali, che siano animale uomo o animale suino, bovino o prodotto ittico, non tutti gli antibiotici vengono completamente metabolizzati a livello organico e quindi attraverso le deiezioni arrivano per esempio nell'uomo, nelle fognature, ma non tutti i sistemi di smaltimento diciamo, delle deiezioni organiche sono efficaci contro le molecole chimiche degli antibiotici e quindi possono comunque giungere in acqua. Quindi non solo l'utilizzo in medicina veterinaria e quindi diciamo, letami animali o comunque deiezioni animali che arrivano nei corsi d'acqua e nel mare, ma in generale, ne parlammo anche quando abbiamo fatto un focus qualche tempo fa sui PPCP, sui Pharmaceutical and Personal Care Product. Dicemmo che comunque i sistemi fognari non sempre riescono a detossificarli, a trattenerli e quindi arrivano per una quota parte a livello di corsi d'acqua, a livello di mari, di laghi e di fiumi. E qui quindi l'antibiotico resistenza è diventato uno degli allarmi principali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
Ed è qui poi che parte l'approccio One Health, una sola salute, sull'uso non più separato degli antibiotici per umani ed animali. Anche questo, il piano di contrasto all'antibiotico resistenza delle autorità europee e mondiali. Sì, assolutamente. Se inizialmente queste pubblicazioni, questa è l'ultima pubblicazione dove si vanno a valutare gli antibiotici di importanza critica sia in medicina umana che in medicina veterinaria, dicevo, fino a 10 anni fa c'erano due report separati, il report medico sull'uso sull'uso in medicina umana e il report veterinario sull'uso degli antibiotici in medicina veterinaria. Dal 2018 in poi si è capito che, come dicevamo prima, l'animale è unico, animale uomo e animale, diciamo, quadrupede, chiamiamolo così. E quindi è stato fatto un unico report, appunto One Health, sull'utilizzo degli antibiotici, sulla gestione dell'utilizzo degli antibiotici in medicina umana ed in medicina veterinaria. E il PINCAR, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico Resistenza, va a prendere in considerazione dati, PINCAR italiano, sia dati umani che dati veterinari. E quindi poi cerca di, nell'ambito di questo piano triennale, quadriennale, cerca di gestirne l'utilizzo attraverso appunto delle sorveglianze, dei monitoraggi o comunque anche attraverso la formazione dell'operatore, che è fondamentale, l'abbiamo detto in apertura. Io non posso dare un antibiotico così, senza una, o meglio, l'ideale sarebbe comunque una valutazione della resistenza di quel batterio al fine di avere un trattamento mirato per quella patologia. L'utilizzo dell'antibiotico ad ampio spettro è sicuramente più comodo, però diciamo è meno efficace e può dar sviluppo all'antibiotico resistenza, perché il batterio non è più suscettibile a quella molecola e quindi diciamo la patologia può tranquillamente perpetrarsi. Diciamo che le cose stanno cambiando, fortunatamente. Fortunatamente sì. Sì, ecco, e veniamo a un'altra cosa molto interessante, il test su un campione di pesce, di pescato, nelle nostre acque territoriali. Ecco, dove è stato effettuato, dottor Smaldone, su quali specie ittiche pescate e con quali risultati? Sì, questo è un lavoro fatto nel 2013, sempre in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e diciamo i colleghi che attualmente lavorano nel CRISAP. Nel 2013 il CRISAP non c'era ancora, però già c'era una grossa attenzione sulle problematiche del pescato e decidemmo di fare questa valutazione su prodotti locali che vennero pescati diciamo nelle adiacenze del porto Masuccio Salernitano. Fu fatta questa ricerca appunto perché lì, come tutti i salernitani sanno, c'è comunque uno sfocio di una fognatura e andammo a vedere, diciamo, lo scopo di questo lavoro fu triplice: andare a valutare sul pescato locale innanzitutto la presenza di antibiotici in questo pescato, in queste nuove specie di prodotti ittici, tra cui lo scorfano, il polpo, la seppia, il sugarello. Quindi ricerca di antibiotici nel pescato, isolamento di germi potenzialmente patogeni per l'uomo in questo pescato e soprattutto valutazione dell'antimicrobico resistenza di questi germi isolati. Quindi triplice scopo del lavoro, anche perché in letteratura è chiaramente definito che la presenza di un antibiotico nell'ambiente non è detto che ne faccia sviluppare l'antimicrobico resistenza, perché sono vari sistemi per cui i germi, i batteri vanno ad acquisire o meno l'antibiotico resistenza. Quindi non è detto che la pressione ambientale data dalla presenza dell'antibiotico faccia sì che quell'antibiotico, che quel patogeno diventi resistente al germe. Qui E che vediamo cosa? la scheda finale. Sì, furono testati 18 antibiotici, quindi fu fatto il test di antimicrobio resistenza su 18 antibiotici che rispetto al report di utilizzo di farmaci della regione Campania erano quelli maggiormente utilizzati e notammo che sui patogeni sia per l'uomo ma che anche sui germi maggiormente isolati in quelle specie,
diciamo, gli antibiotici maggiormente resistenti erano la teicoplanina, la penicillina, l'ossaciclina e la vancomicina. E Ecco, soprattutto la sì. teicoplanina e la vancomicina sono antibiotici ad ampio spettro Molto molto usati, sì, certo. utilizzati, esatto, in Sì, medicina umana. certo. Ebbene, quindi questa è la realtà, cioè fatto un esame, un test microbiologico, esce fuori che comunque c'è questo fenomeno. Infine le microplastiche, dottor Smaldone, che lo sappiamo, l'abbiamo parlato tante volte, riversate in dosi industriali nelle acque fluviali e quindi che poi si riversano negli oceani, nei mari, una specie di brodo primordiale, come possiamo definirlo, che avvelena i pesci e poi finiscono sulle nostre tavole. Insomma, il biofilm che riveste le microplastiche potrebbe essere un terreno fertile per la propagazione di batteri, a loro volta vettori di antibiotico resistenza. Sì, assolutamente. Questi sono studi che si stanno sviluppando negli ultimi periodi, negli ultimi anni, e si è visto che non solo la microplastica dà quel suo impatto fisico sull'ambiente, ma può essere anche carrier vettore di tante problematiche. Infatti, a livello della superficie della microplastica o della nanoplastica, possono assorbirsi numerosi contaminanti ambientali e numerosi contaminanti anche di tipo microbiologico. Si è visto che una microplastica può recare sulla superficie anche macromolecole di metalli pesanti o comunque può essere un terreno di coltura o un terreno dove si vanno ad assorbire dei microrganismi e naturalmente questi microrganismi possono avere potenzialità di veicolare geni di antimicrobico Sì, resistenza.